Presidente Postorino, non possiamo non iniziare questa intervista con il ricordo di una nobile figura come quella del tennista eroe Rocco Polimeni. Sì, infatti 100 anni fa nasceva Rocco Polimeni, abbiamo voluto legare la manifestazione giovanile più prestigiosa che si svolge nel 2014 con il Tennis Europe Under 14-16 a questa celebrazione, alla celebrazione di un tennista eroicamente deceduto in guerra. Il Tennis Europe ha dato dimostrazione e conferma di questo risultato positivo. Il livello tecnico di partenza dei primi 8 giocatori delle diverse categorie Under 14 e 16 maschile e femminile era il più alto delle 32 edizioni che il Tennis Europe ha organizzato. Un risultato che all'atere della manifestazione agonistica, sportiva, è stato valorizzato con la presenza di tanti giovani, anche con la presenza delle scolaresche, laddove tanti istituti scolastici hanno aderito a questa 3 giorni di grande tennis. Doppia soddisfazione perché oltre ad ospitare questi atleti di livello internazionale c'è anche una leggenda del tennis. Il mito Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli che è venuto con piacere qui a Reggio Calabria sia per ormai una antica e consolidata amicizia personale ma anche con il circolo del tennis Rocco Polimeni, laddove lui ha partecipato a 2 tornei individuali e poi nel 72 ha giocato in Coppa Davis con Adriano Panatti. Aveva già avuto modo anche di tornare qui a Reggio Calabria con Lea Pericoli per gli 80 anni del circolo. Stiamo per realizzare con la Federazione Italiana Tennis i campi in plate e superficie veloce e successivamente molto probabilmente anche la struttura al coperto. Accanto a me una leggenda dello sport, numero uno del tennis italiano, ambasciatore del tennis italiano nel mondo. Nicola Pietrangeli, intanto benvenuto, bentornato al Circolo Polimeni. Insomma, che effetto fa tornare qui? So che sei molto legato a questo circolo. Beh, ci vengo da talmente tanti anni, ci ho giocato, ci ho guardato, ci ho mangiato, non ci ho mai dormito. Ma è sempre un piacere, nel senso che c'è un presidente talmente dinamico che è anche difficile dirgli di no. Con grande piacere qua ancora una volta. E allora parliamo di questo torneo di carattere internazionale. In queste ore si sono sfidati grandi atleti. Hai avuto modo di vedere le partite, insomma dimmi un po' che impressione ti hanno fatto questi ragazzi. Allora sono piccoli atleti, perché hanno 14 anni, quindi sono piccoli atleti. Baby racchette però... tirano forte come quelli grandi. L'unica cosa è impressionante vedere la media di questi ragazzi, perché giocano tutti, tutti giocano nello stesso modo, sono tutti bravissimi, non si capisce, non c'è uno che ti fa vedere che è il più forte degli altri. Giocano magari per 3 ore o se no magari giocano anche per mezz'ora e non si capisce, questo gioco non ti fa capire effettivamente chi è di gran lunga il più bravo. Com'era Nicola Pietrangeli a questa età? E chi se lo ricorda? Io lo ricordo, passati troppi anni. No, ma a questa età qui io ero un ragazzino che non avrebbe mai potuto competere con questi qua. Poi è vero che le racchette di oggi fanno giocare molto più veloce, è vero che oggi sono molto più atleti, è vero che io invece all'epoca giocavo bene a pallone, non giocavo bene a tennis. Quindi a questa età francamente, a parte veramente non me lo ricordo, ma...
Io ero nato calciatore e poi per la passione dei viaggi mi sono buttato sul tennis. Ricordi però il tuo primo match, hai giocato le prime volte con col tuo papà o sbaglio? Sì, noi eravamo in Tunisia e mio padre era il numero 2 di Tunisia, giocava bene, era un fortissimo seconda categoria e come tutti i ragazzini scimmiottavo mio padre, però ero alto quanto la rete. Ho giocato un po' contro il muro, io fino a 18, anche quasi 19, giocavo veramente molto meglio a pallone e mio padre invece, lui, ma anche il fatto che tanto soldi non c'era né nel pallone né nel tennis, però nel tennis c'è la possibilità di viaggiare e questo mi ha lanciato verso il tennis. Nel 57 vinci gli internazionali, mi dici cosa hai fatto di quell'assegno di 10.000 lire credo? Ma no, è da ridere perché se lo racconto oggi la gente tanto non ci crede, quindi non parliamo di soldi perché proprio, o se non parliamo delle differenze, quello sì, perché oggi vincere a Roma prendi 500.000 euro, all'epoca credo che ho preso forse 30.000, ma forse neanche. In quello stesso campo oggi giocano insomma atleti di carattere internazionale e quel campo si chiama Nicola Pietrangeli. Beh, questo è un motivo di grande orgoglio naturalmente, perché sono, facendo corna, toccando legno e ferro, io sono l'unico che non c'entra niente con lo sport, l'unico in Italia, vivente ancora per, spero per molto, che ha un campo, perché in Italia non puoi avere né un campo, né una strada, né una fontana, devi prima morire. E poi addirittura a Roma, non so se negli altre città è uguale, devi aspettare 10 anni, a meno che non ci sia un decreto speciale. Quindi io me lo tengo molto ben stretto questo stadio e naturalmente ogni volta che li passo lì davanti e che vedo stadio Nicola Pietrangeli, effettivamente un po' di scena e un po' di emozione mi fa. Due cose, una che non ti piace e una che ti piace del tennis di oggi. Beh, non mi piace, sicuramente non mi piace questo modo di giocare, è tutto uguale, e questi sono dei robot. Quello che mi piace è che effettivamente il tennis è diventato così popolare e che questi ragazzi, beati loro, guadagnano una valanga di soldi, i più bravi naturalmente. Io faccio questo, ho questo ruolo di ambasciatore, vado in giro per qualche torneo tipo Parigi, Roma, Londra, certo c'è gente che fa delle cose peggiori, ma io credo che a questo punto, dopo aver corso parecchio, beh, anch'io mi posso cominciare a riposare e guardarmi in giro. Io dico sempre che c'è sempre da imparare qualche cosa, quindi anche in questo tipo di tennis, questo tipo di sport, questo tipo di vita che c'è oggi, qualche cosa di buono, anche se non ne vedo tanti, ma insomma qualcosa di buono c'è sempre. Un'ultima domanda poi ti lascio andare, visto che sei stato un playboy, tu non ami molto questa, però per quanto riguarda la classe di una volta, una tua considerazione rispetto allo stile dei tennisti di oggi? Beh, tennisti non oso, tennisti oggi, non so, noi perlomeno io viaggiavo da ragazzo con lo smoking nella valigia e oggi sono vestiti solamente con una tuta, un paio di jeans, arrivederci, grazie. Secondo me quei soldi che guadagnano, non dico tutti, ma parecchi di questi potrebbero anche un giorno comprarsi una giacca. Citynow.it? Speriamo a presto.